potranno dire straordinario. È un saggio, si parlava di viaggio, di percorsi, poi vorrei sentire anche la signora Agostini che insieme a Giunti ha presentato le sue meravigliose piazze di Pistoia. Architettura come atto d'amore, altissimo livello. Io le dico già che domani a Vivaldi la faremo premiare. Viene proposta, che è un'anima immortale, stratificata attraverso ciò che i grandi del passato, ma anche le popolazioni, hanno lasciato. Quindi l'anima di Mantova vive ancora oggi in una città diversa che ha inglobato lo scorrere del tempo e le orme di chi è venuto attraverso il tempo, ma che comunque ne fa un luogo straordinario. Quindi, leggendo... Sì, vieni, perché so che a te è piaciuto moltissimo, a tutti, Tu architetto, no, si chiama molto architetto. Non è nella sua non è nella sua misura, sicuramente. Lei ha parlato di Mantova, dovremmo andarci tutti e tornarci tutti, perché gli ha dato una lettura completamente diversa. Mi ha colpito in particolare la sua affermazione quando dice Mantova si è salvata, la periferia di Mantova si è salvata in parte perlomeno dalle rotture di tutte le periferie delle città italiane, la Spezia mi è prova, cioè lo veramente brutti, cioè della roba da buttare tutta giù, per gli architetti e perché non tutti gli architetti sono stati interrati e eliminati, ma una parte del periodo napoleonico, giusto? Mussolini ha fatto niente per gli architetti, no, non ha fatto niente di operazioni qualifica, sì. Comunque insomma, è lei che ci deve parlare di questo libro adesso, perché innanzitutto è molto tecnico. Io dovevo fare dei rimandi continui perché non è facile leggere un libro così tecnico, sono sorella di un architetto, ma però non so come dire, non si riesce a costruire, non c'è adesso. Quindi in buona sostanza ce ne parlerà lei, io tornerò a Mantova con il suo libro, cioè mi aspetta, e lei racconta le sue cose con dei riferimenti precisi a dei personaggi, ne sceglie alcuni. Sulla scelta di quei personaggi e cerca di costruire una storia che sia la meno falsa possibile. Giusto? Ho letto bene. Allora, buonasera a tutti, grazie, perché per me è davvero un grande onore e un privilegio essere qui. Io ho cercato di essere, di fare testimone, una storia d'amore, anzi, tre storie d'amore, tra tre principi e tra tre dei loro architetti di corte. Perché dovete sapere che l'architettura, l'arte, quella vera, in un qualche modo ha sempre un papà e una mamma. Se oggi questa affermazione spesso può ricadere la responsabilità delle culture del mondo contemporaneo, perché dovete sapere che in circa 70 anni si è costruito di più che tutta la storia dell'uomo. E questo è un dato che fa riflettere, anche su tematiche come il consumo di suolo. Invece se noi prendiamo questo dato e lo mettiamo in uno dei momenti di maggiore gloria del nostro paese, come fu il Rinascimento,
Questo invece dà onore a chi queste opere d'arte e pittura le ha volute e le ha amate. Perché se un'opera ha un papà e una mamma, chiaramente è frutto di un atto d'amore. Queste parole però non sono mie, ma sono di un signore che si chiama Filarete, che è stato uno dei maggiori architetti e trattatisti del 400, il quale immagina questa metafora che secondo me è straordinaria, di una poesia estrema, e lui si inventa proprio la figura dell'architetto madre e del committente padre. Di conseguenza, se il singolo oggetto, il singolo manufatto è figlio di un papà e una mamma, una città la possiamo leggere come il frutto di una stratificazione di generazioni. Di conseguenza, questo palinsesto, per usare una parola calda di Rossi, che è uno dei miei maestri spirituali, per un procedimento analogico possiamo costruire un modello interpretativo per leggere una città storica. Prima, chiaramente, l'amica alla mia destra ha detto che io cerco di dire poche bugie. In effetti, chiaramente, quello che mi interessa, userò una parola un po' forte, non è tanto arrivare a una verità, ma di provare a costruire un modello interpretativo verosimile per leggere quello che è successo. Perché noi abbiamo in mano una lente di ingrandimento, ma chiaramente questa lente di ingrandimento, più ci avviciniamo all'oggetto che studiamo, più la lente deforma. Per questo motivo, dei 10 principi che hanno governato la città dal 1328 al 1707, ne ho scelti 3. Perché su 3 effettivamente posso dire poche bugie, anche se queste bugie in realtà secondo me funzionano, perché ricordo Picasso che parlando dell'arte diceva che l'arte è quella menzogna che ci permette di arrivare alla verità. Ma ci sentiamo, penso, a volte nella vita un po' tutti come Pilato davanti a Gesù, quando gli chiediamo a quid est veritas, che cos'è la verità, e Gesù cosa fa? Si alza e se ne va. Perché davvero a volte penso che per arrivare al nocciolo delle questioni una comprensione razionale non sia la strada giusta, perché l'arte e la bellezza vanno comprese attraverso lo studio della contemplazione, vanno accolte, vanno guardate con gli occhi del cuore. Ecco, questo è un po' il succo della questione che ho cercato di mettere qua dentro, poi mi direte quando leggerete se ci sono riuscito o meno. Grazie a tutti. Puntualmente nella fucina dell'arte l'espressione di imperitura bellezza,
E su questo tutte le opere dei partecipanti e dei premiati hanno colpito nel segno, direi, perché ciascuno ha esplicitato la propria intimità, la propria essenza, la propria personalità, i propri pensieri ed è riuscito a comunicarli. L'altro punto, come educare le giovani generazioni a conoscere, assaporare, custodire la bellezza, ce l'hanno dimostrato oggi pomeriggio, in tarda serata, i ragazzi che si sono succeduti e che hanno proposto le loro cose. Una bellezza interiore, una bellezza che ha dimostrato le grandi capacità creative che possono essere presenti anche nei giovanissimi, che anzi ci sono nei giovanissimi, e una riflessione per noi a puntare proprio molto sulle loro risorse, su quelli che saranno gli uomini del domani. Poi, bellezza e creatività del lavoro artigianale. C'è stata questa sera una signora che ha proprio trattato un cappello, vero? Un cappello, prego. In testa, un'idea per la testa, sì, un'idea per la testa. Io non l'ho seguita direttamente perché in quel momento ero momentaneamente fuori dalla sala. Però anche l'artigianato italiano è un'eccellenza, è quello che ci invidiano tutti nel mondo, perché la creatività italiana non ha eguali. Qualcuno ha detto che noi siamo in grado di riciclarci. Come? Siamo in grado di intuire preventivamente quello che potrebbe essere la richiesta di domani e di dopodomani. Però questa possibilità è sempre frutto della mente e questo lo voglio ribadire. E infine cogliere il senso del viaggio tra bellezze e valori condivisi. Ed è quello che ci hanno dimostrato moltissimi autori in questi giorni. Il viaggio non come toccata e fuga, il viaggio non come aggressione inconsulta e talvolta attentato alle bellezze della nazione nostra e di altre nazioni, ma il viaggio che è il viaggio del cuore, del sentimento, il viaggio che è il contatto con i momenti, con i resti del passato, che ci fa capire che noi siamo una prosecuzione e quindi un'eredità, tutto questo è un'eredità che deve essere colta, assaporata e data a chi viene dopo di noi, a chi verrà dopo di noi. Chiudo. Ecco, mi piace recuperare, condividere con voi un antico pensiero che, un antico, veramente antico, il grande Cicerone, nell'orazione Pro Archia, ha scritto. Leggo le sue parole. L'animo umano anela alla bellezza, alle cose nobili anche, e non le vuole far dileguare nelle tenebre del tempo. A questi suoi aneliti viene incontro la letteratura, in particolare la poesia, dono divino, che non teme l'urto della barbarie, che fa vivere di luce perenne l'eroe, riscattandolo dall'insidia del sepolcro, che irradia di luce le antiche conquiste del pensiero e il ricordo delle azioni altrimenti votate all'oblio. Io dico che arte è bellezza perché è il frutto appunto del pensiero da trasmettere e lasciare in eredità. Ho citato questo pomeriggio, ma mi piace citarlo ancora, Andrea Camilleri, che appunto a sua volta citando Paul Erland, ha detto che la poesia è fatta da uomini per uomini, è pane quotidiano, è acqua, è una condizione dell'uomo. Quindi tutti noi, chiudo, che constatiamo che se la morte ci dà scacco matto, si parlava anche di morte questa sera,
se la morte ci casca con atto, finché siamo in vita, nessuno ci può togliere il pensiero, che è la nostra forza e il nostro bene più grande. Condividiamolo o contrapponiamolo pure, come faremo anche questa sera. Classificato. Sezione E. Architettura come atto d'amore. Giulio Gironi, di Mantova. Invito il dottor Andrea Marmori. Intanto, se vuole parlare un po' della testo, carino, un testo particolare. Un testo particolare per il contesto di architettura, ma un vero atto d'amore per la propria città, Mantova, città che sapete, tutti amano, non possiamo non amare questa città che è fatta col cuore, ma è una città dove con grande acume l'autore ha saputo riconoscere attraverso le parole di un grande trattatista rinascimentale, il Filarete, l'idea che ogni città nei momenti di crescita nasca, quella crescita nasca da un atto d'amore di un padre e di una madre, il committente e l'architetto. Ed ecco, quindi vi posso complimentare sinceramente. Sì. Allora, io le prendo questo perché le leggo quanto abbiamo voluto, quanto ho voluto su invito da questa Vigo, scrivere come motivazione. L'autore dimostra con questo libro un atto d'amore verso la propria città, di cui ascolta devotamente il genius che lo abita, che l'abita, e la informa di sé, dandogli infine nelle pagine chiara voce. La città è Mantova, patrimonio mondiale, perfetta ma immobile, dove committenti artisti sono visti nel tempo quasi fossero i devoti genitori di questa loro figlia che cresce. Principi architetti dotano Mantova di edifici e segni che ne raffigurano per sempre il panorama urbano, consegnandoci una città che della bellezza e delle istituzioni e manifestazioni è di DNA. Complimenti. Goes out.
the sweetest eyes I've ever seen.